Fino a poco tempo fa Google dava a disposizione dei propri utenti un'applicazione che si chiamava Google Goggles, grazie alla quale era possibile effettuare una ricerca inversa tramite immagine. È una cosa che quelli di Mountain View stanno sempre mettendo un po' più da parte, anche se è ancora possibile effettuare. In questo video vi farò vedere proprio come si fa utilizzando un dispositivo Android, quindi non la versione web della piattaforma. Lo faremo tramite un'applicazione gratuita che funziona estremamente bene e cosa vi permetterà di fare. Supponiamo che voi avete una fotografia scaricata, volete capire se è una fotografia che è stata presa da un altro sito oppure volete proprio conoscere il sito dal quale è presa. Tramite questa applicazione, effettuando l'upload della fotografia, riuscirete ad arrivare con un processo inverso proprio al sito che l'ha pubblicata o ai siti. Io sono Dario Galindo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. L'applicazione che vi permetterà di effettuare una ricerca inversa tramite immagine su Android si chiama Image Search, è disponibile gratuitamente nel Play Store e utilizzarla è veramente molto semplice. Una volta scaricata e installata l'applicazione, al primo avvio dovrete concederle tutti i permessi necessari per far sì che funzioni e scegliere le impostazioni che fanno più al caso vostro. A questo punto tutto quello che vi rimane da fare è selezionare l'icona in basso a destra a forma di nuvola ed effettuare l'upload dell'immagine che volete utilizzare per la ricerca. Ovviamente sarà presa tramite la galleria, quindi dovete averla memorizzata nel vostro dispositivo. Scelta l'immagine, il gioco è fatto, dopo qualche istante partirà l'upload e una volta terminata la procedura di invio della foto, il sistema aprirà la ricerca su Google in modo tale da farvi vedere tutte le immagini simili a quella che avete caricato e anche i siti che l'hanno utilizzata. Avrete notato che si tratta di un'applicazione che funziona estremamente bene. È chiaro, se l'immagine è grande e dovete effettuare l'upload, i tempi di attesa potrebbero essere piuttosto lunghi, ma ovviamente il tempo di upload cambia in base alla vostra velocità di rete. Fatto sulla mia rete a casa, sulla mia DSL, state tranquilli che potrete anche andare a fare un pranzo e il sistema starà ancora elaborando l'immagine. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.